Cremona, la torre a 112 metri, canale, fiume e zero montagne. Cremona in 10 chilometri, 72.000 abitanti, 15.000 permessi auto e un sindaco campione del mondo. Cremona, autostrada, tangenziale, inceneritore, 12 siti da bonificare, bici comunali a noleggio, ma niente ciclabile in corso Matteotti. Cremona, 109 giorni di PM10 alle stelle, 19 giorni di pioggia d'inverno e una domenica senza auto. Cremona, triste, si ammala, scrive, trasloca, si volta, mugugna, ma non svolta. Cremona però si muove grazie ad alcuni cittadini che organizzano una biciclettata per le vie della città affinché l'amministrazione adotti misure immediate contro lo smog e provvedimenti per migliorare ed incentivare la ciclabilità urbana. Allora, delineare il percorso che concludiamo in questi giorni in base a quello che abbiamo appena deciso. La richiesta ai vigili poi comunque è a posto e andiamo a farla alle 2:30 e la lista delle associazioni aderenti, io ho cercato in questi giorni gli ultimi contatti, ve la faccio girare, hanno già aderito parecchi gruppi, ne manca ancora. Questo evento che stiamo organizzando nasce con l'intento di sensibilizzare i cittadini cremonesi all'uso della bicicletta o comunque di mezzi alternativi all'automobile per spostarsi in città. Cremona è una piccola realtà, quindi sicuramente i mezzi pubblici e le biciclette o anche spostarsi a piedi è un modo per abbattere l'inquinamento. L'inquinamento che è molto presente qui a Cremona sia dovuto alle industrie presenti sul territorio che ai mezzi di trasporto. Gli organizzatori vogliono promuovere altri stili di vita che favoriscano l'uso della bicicletta, una mobilità non inquinante e più sicura per tutti i cittadini. Chiediamo all'amministrazione comunale di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i cittadini cremonesi possano andare tranquillamente e sicuramente in bicicletta da casa al lavoro, dal lavoro a casa, da casa a scuola, perché la bicicletta è un mezzo assolutamente economico, ecologico, non inquina, è facile da parcheggiare. L'iniziativa riesce a coinvolgere ben 30 associazioni, così un grigio pomeriggio di febbraio si trasforma in una colorata e rumorosa carovana che attraversa 15 km di vie cittadine. Cremona pedala. È molto importante questa manifestazione, siamo ancora in un inverno che ci ha presentato 100 giorni su 150 con le PM10 oltre i limiti. Oggi abbiamo toccato il livello stratosferico di 172 microgrammi per metro cubo. Fa veramente schifo quest'aria. Purtroppo è un nemico invisibile che però fa male alla salute. Quindi dobbiamo cercare di sensibilizzare la cittadinanza cremonese ad andare di più in bicicletta e a chiedere al comune di fare qualcosa di efficace, veloce, affinché la città di Cremona sia più ciclabile. Mi augurerei che l'amministrazione potesse fare delle scelte per favorire la sicurezza del ciclista, nel senso che ci sono delle strade, delle vie di un'importanza direi nevralgica che sono assolutamente inaccessibili a un ciclista. Perché Cremona è piccolina, è a misura d'uomo, è pianeggiante. E si mette dove si vuole, quindi non ci sono problemi di parcheggio. Per migliorare la mobilità cittadina, a me viene in mente un'idea di zone parcheggio appena fuori dal centro, come il parcheggio qua di Porta Venezia, dove siano possibili poi il trasporto in centro tramite delle navette. Più sicurezza per i ciclisti e sicuramente sarà un aiuto per tutta la città, non solo per la salute, ma anche per le vostre tasche, le tasche di tutti, perché alla bicicletta non bisogna fare il pieno. Jungo, www.jungo.it, dove è descritto un modo che riduce drasticamente il numero di auto che circolano.
un sistema facilissimo, semplicissimo, basta volerlo iniziare. La bici fa bene, andate di più in bici. In occasione di questa biciclettata abbiamo uno dei dati più alti di inquinamento da PM10 per la città di Cremona. Certo, il problema dell'inquinamento non verrà risolto con iniziative di questo tipo. C'è bisogno dell'impegno delle istituzioni e soprattutto del cambiamento degli stili di vita da parte dei cittadini.